Carissimi, il Signore sia con voi. Siamo giunti alla terza settimana di Avvento con la terza domenica. Leggiamo la parola del Vangelo che anche questa domenica ci dona Luca. Le folle interrogavano Gesù: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Siamo in un luogo particolare della nostra Chiesa Madre, siamo nel luogo dove è conservato il fonte battesimale. Questi segni ci ricordano il battesimo che abbiamo ricevuto. Abbiamo ascoltato Luca, parla di Giovanni il Battista, il quale dice chiaramente: io non sono il Cristo, io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me e a cui io non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco, lo Spirito Santo e il fuoco, con l'acqua, è quello che ciascuno di noi ha ricevuto nel Santo Battesimo. Quando i nostri genitori, i padrini, ci hanno portati al fonte battesimale, abbiamo ricevuto quest'acqua e questo Spirito, cioè il sacramento del Battesimo. Il sacramento del battesimo ci ha redenti, cioè noi siamo salvi già attraverso il sacramento del battesimo. Lo sappiamo, il sacramento del battesimo ci ha resi figli di Dio e ci ha fatti entrare nel grande mistero della Chiesa, nella grande famiglia della Chiesa, che siamo noi tutti, tutti battezzati. Questa terza domenica è chiamata la Domenica della Gioia. Perché? Perché la liturgia ci invita ad essere nella gioia, perché ormai il Signore è alle porte, il Natale è ormai vicino. Ma la gioia più grande deve venire dal sentirci amati da Dio, perché siamo figli Suoi, siamo Suoi figli. Il Signore ci ha creati, il Signore ci ha dato la libertà di scegliere, perché è vero che siamo figli Suoi, ma ci ha messo nel cuore la libertà, quindi noi abbiamo la possibilità di scegliere il bene e il male. Quindi è vero che siamo già salvati. Il Signore attraverso il battesimo e soprattutto attraverso la sua croce ci ha già salvati. Ma la salvezza però non è automatica, no? Ogni giorno siamo chiamati a vivere il nostro battesimo, gli impegni del nostro battesimo. Ecco un po' le domande che le folle facevano al Signore: che cosa dobbiamo fare? Il Signore aveva una risposta pronta per tutti: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha,
Chi ha da mangiare faccia altrettanto. Sono le opere di misericordia corporale e spirituale, dare da mangiare, dare da bere agli assetati, vestire chi è nudo, eccetera. Quindi questo che significa? Che cosa il Signore vuole dirci con questa sua parola in questa terza domenica? Ci vuole dire che è vero che abbiamo ricevuto il battesimo, ma la fede si deve concretizzare attraverso le opere, che sono proprio queste opere di misericordia corporale e spirituale. Perché poi un giorno, quando il Signore ritornerà, ci chiederà proprio questo: io ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere. Signore, quanto mai ti abbiamo visto? Ogni volta che avete fatto questo a uno dei miei fratelli, lo avete fatto a me. Allora il consiglio pratico per questa settimana: facciamo proprio delle opere concrete di carità, di misericordia, di amore, per vivere bene la nostra figliolanza con Dio. E poi due consigli pratici. Iniziamo con questa terza settimana la novena del Santo Natale. Mancano 9 giorni al Natale. Allora partecipiamo alla novena in parrocchia, perché è il modo concreto per prepararci ormai al Natale del Signore che è alle porte. E poi il secondo consiglio molto importante: avviciniamoci in questi giorni al sacramento della confessione, perché la gioia viene dal sentirci in pace con Dio, con noi stessi e con gli altri. Il sacramento della confessione ci dona la pace del cuore, e se abbiamo la pace abbiamo la gioia, e allora sì che potremo vivere e festeggiare il Natale del Signore nella gioia. Oh mio Salvatore, vieni nel mio cuore per liberarlo dai legami con il peccato. Tu sei il Messia tanto atteso. Ho bisogno di te per ritrovare la felicità perduta. Io aspetto il tuo ritorno come l'alba. Esulto di gioia insieme a Gerusalemme al vedere tutti i segni della tua vicina venuta. So che tu sei il Dio onnipotente, colui che può cambiare la faccia della terra. Di a noi cosa dobbiamo fare per preparare bene la tua seconda venuta, perché ti sappiamo accogliere con letizia e gratitudine. Maranatà, vieni Signore Gesù. Amen.